Allora, siamo in centro a Firenze. Abbiamo comprato il regalo perché questo fine settimana dove andiamo? Lando. Siamo alla partenza, vero? Freddo? Freddo, confermo. La paura della Guerrini è, ma là farà questa temperatura che c'è a Firenze alle 7:40 della mattina tutto il giorno? C'è proprio la mascherina sul visto. Del sonno. No, eh? quando mai? Poveri, saliti a bordo, poveri. Diverso è brutto, diverso è cattivo. Diverso è paura. Ho sempre viaggiato tanto. E queste tre affermazioni, che sono sulla bocca di molti, di troppi, non mi sono mai appartenute. Ho visto gran parte dell'Europa. Ho visto l'India, l'Africa, l'America. Mi mancano ancora molti cararmatini sul tabellone. Ma sono contento di avere ancora il tempo di metterli tutti. O le bandierine. Anche delle bandierine, 10 carri armati. La teoria della donatoria della Caselli. Che? Che tutto quello che ha pubblicizzato, diciamo, di blu è a basso prezzo, insomma. Sono lei, lei dice dei poveri. Sono quelle cose convenienti e quindi è per i poveri. Che ha già detto. E poi c'è la pandemia, la paura, il non voler rischiare. Ma alla fine sono partito. E non sono partito perché l'economia deve ripartire. Sono partito per un matrimonio. E non sarei potuto mancare per niente al mondo. Ma questo ti mette davanti a tanti dubbi. I dubbi del diverso. Ora prendetela così come viene. La Guerrini è già entrata nella parte, mi fa il video dello sbarco, no? Non lo facciamo? Ero infastidito, quasi impaurito, quando a Londra pochi portavano le mascherine. Cazzo, vi stanno tornando i casi positivi alle stelle, ma come vi viene in mente? Invece, ogni volta che viaggi, ti guardi intorno e qualcosa ti stupisce. Magari ti spaventa, ma vedere come vivono là, ovunque sia questo là, va a finire che ti apre la mente. Quanto cazzo è londinese tutto ciò? Ma quanto è londinese quel palazzo là? Accanto a questo. E accanto a lui anche. È veramente londinese da Dio. Comunque esci e c'è Italy. Mannaggia. Cacchio. Farinetti. Dovevo sentirmi impaurito. Forse anche un po' incazzato da come stessero vivendo molti intorno a me in quel momento. Il cameriere che mi portava l'hamburger, il controllore dei biglietti in metro, tutta quella gente ammassata per strada. Ma poi mi sono reso conto che ci siamo tanto impauriti che noi italiani, tradizionalisti come siamo, ci porteremo dietro la paura molto più del necessario. Non parlo della paura del Covid e non parlo del tradizionalismo di mettere le mascherine. Quello è giusto averne, bisogna stare attenti. Ma dell'altro, delle altre persone che in realtà sono come noi, fragili ed impaurite quanto noi, che ci sentiamo sicuri delle nostre certezze, anche loro. Guerrini scandalizzata, lo scandalo. Non sono scandalizzata, solo stavo guardando i culi. Dobbiamo capire che siamo noi lo straniero. Siamo noi la paura. E ora la Guerrini mi si è persa davanti allo scaffale dei cookies.
Tanto ormai l'avrai capito dove voglio arrivare. Questo non vale solo per le persone, che però rimangono sul podio dell'importanza, di quanto sia necessario capire le persone, capire il diverso. Perché sono inglesi, cazzo! Al contrario, tutti cercano di entrare nell'Europa, loro escono. Le chiavi si chiudono verso destra. Cioè quindi ma anche verso di noi stessi, le nostre tradizioni. C'è la gente che vive nelle barche. E la Guerrini si stava facendo una domanda di concetto. La merda. Questo è il mio, è un cane con della qualità. Le nostre certezze, che non mettiamo mai in discussione. Sei proprio sicuro che sia giusto? Fa comodo? Protegge da tutto e tutti, non aprirsi e restare chiusi nella certezza che è sempre andata bene così, perché dovrei cambiare. Ma così la pensano, io penso, quelli che non hanno mai viaggiato. Questa cosa è folle, bellissima. Spero tanto che quella sia una multa, lo spero davvero tanto, tanto, tanto. Rolls Royce. E questa? Macchina di Batman. No, ma mangio piano. Devi avere almeno 2 anni di qualcuno. E nel bagno, mentre sei a fare pipì, che c'è lei che ti guarda. Siamo qui a farci il tampone per tornare in Italia. Ce la faremo. Qui c'è il coso che mi sono appena infilato nel naso e sostanzialmente va fatto un tampone così e va inviato per mail, c'è tutta un'applicazione, ti fanno tornare in Italia. È stata una 2 giorni intensiva, ma intensiva intensiva, 2 giorni perché in realtà sono state davvero 48 ore. È stata abbastanza folle come cosa, sì. Alla fine ho capito perché sono partito. E non ho preso l'aereo perché l'economia deve ripartire, ma perché io non mi posso fermare. Ho bisogno di conoscermi sempre di più. Per capire che in realtà c'è sempre una ulteriore consapevolezza degli altri posti che loro stessi si mettono in discussione, cercano qualcosa, un dialogo con il presente. Nell'altro, straniero come me, e di me stesso, e francamente, che bello è non conoscersi mai fino in fondo. Grandissimo, torniamo a Firenze e non prende la carta, è primo smacco. No, ce l'abbiamo fatta, ma... Ma? Ha chiesto... Codice fiscale? Me non ce l'ha fatta con la mia carta. Bene, ottimo.